Un saluto a tutti da Gid, ci troviamo in condizioni particolari oggi con molto vento. Sono qui per la seconda parte del video dedicato alla mappa radar. Ho approfittato di queste condizioni particolari perché le sfrutteremo. Ecco, sta soffiando oltre i 6 in questo momento, vediamo chilometri orari: 22, 24, 28 all'ora, insomma. Un vento importante e andiamo a vedere il motivo per cui siamo venuti in queste condizioni a fare una parte di questo test. Bene, allora andiamo a completare innanzitutto i dettagli che avevo trascurato nella prima parte di descrizione di questa mappa radar e cominciamo dal dire come possiamo andarla a ridurre a icona. Quindi, andando a tappare nell'angolino in basso a sinistra di questa mappetta, la portiamo a icona per avere a tutto schermo la visuale del nostro drone. La riportiamo in posizione e possiamo anche fare un altro tipo di ragionamento. Per utilizzare questa mappa al meglio, normalmente io mi sposto leggermente dall'home point. Quindi, come sto facendo adesso, mi sto spostando leggermente dall'home point, andiamo a evidenziare al centro il radiocomando verde, come potete vedere, e poco distante abbiamo il drone che esattamente sta coprendo l'home point. Ora, se io vado a spostare il mio drone, ecco che l'home point verrà a questo punto evidenziato. Benissimo. Quindi normalmente la situazione che preferisco è quella di spostarmi leggermente dall'home point in modo da avere una chiara visione del pallino radiocomando. Pallino radiocomando che cambia colore, quindi in questo momento lo vediamo verde perché siamo rivolti verso il drone, ma se io mi sposto in un'altra direzione, come potete vedere, il pallino ha un altro colore e anche la freccia ovviamente non indica più il drone. Cosa sta a significare questo? Che la trasmissione potrebbe andare a subire un decremento. Quindi ora siamo molto ravvicinati, quindi siamo molto vicini al drone, quindi questo non accade, ma dobbiamo andare a ragionare sempre come avessimo veramente un aquilone al posto del drone. Quindi immaginiamo di avere il nostro radiocomando, un filo attaccato e il drone in faccia a noi. Normalmente, oltretutto, andare con il vento alle spalle, quindi in faccia al drone, è anche una situazione di sicurezza maggiore. Quindi, pallino verde con freccina verde rivolta verso il drone, ed ecco la situazione ideale anche per quanto riguarda la miglior trasmissione possibile. Bene, il secondo particolare che possiamo notare su questa mappetta è che, volendo andare a cambiare la disposizione degli elementi che troviamo sulla mappa, possiamo invertire la posizione del radiocomando con quella del drone. Ci allontaniamo ancora un attimino e quindi ecco, abbiamo allontanato leggermente il drone per evidenziare ancora meglio questo tipo di cambio. Quindi, in alto a sinistra della nostra mappetta trovate l'iconcina del drone. Andando a tappare in quel punto, ecco che gli elementi si sono invertiti. Quindi il radiocomando è passato al posto del drone e il drone lo troviamo al centro. Questa situazione a me non piace molto, però ovviamente è soggettivo il discorso. A me piace tornare con il radiocomando al centro, come sto facendo in questo momento. Bene, invece, questa che vado a descrivervi ora è una piccola chicca, un piccolo trucchetto che ho scoperto e che in pratica per andare a switchare tra le due mappe, quindi tappando nell'angolino a sinistra, come potete vedere, switchiamo da una mappa all'altra. Ma una cosa ancora più semplice è quella di effettuare uno swipe in diagonale a 45 gradi dal centro della mappa in questione. Quindi uno swipe ed ecco che otteniamo il cambio di mappa immediato. Quindi ancora un piccolo dettaglio che troviamo su questa mappa: come potete notare,
stiamo vedendo delle macchiette arancioni proprio vicine al centro di questa mappa. Il motivo per cui questo accade è che ci troviamo, come potete vedere, vicino a degli alberi e quindi il nostro drone sta già rilevando con i suoi sensori la presenza di questi ostacoli. Bene, adesso veniamo al motivo per cui ho approfittato di questa giornata molto ventosa per andare a evidenziare alcuni aspetti interessanti di questa mappa, e cioè l'orizzonte artificiale. Andiamone a vedere il funzionamento. Benissimo, come potete vedere, in questo momento il drone sta in una situazione di vento laterale e di conseguenza è inclinato in modo da poter lavorare con i motori per contrastare il vento. E sulla mappa notiamo la linea dell'orizzonte artificiale inclinata. E questo quindi era il comportamento dello strumento col drone in fase di rollio, quindi inclinazione laterale. Nel prossimo esempio invece andremo a analizzare l'inclinazione frontale, cambio di assetto in beccheggio. Ed ecco quindi che vediamo in questo fermo immagine il nostro drone inclinato di prua verso il basso, in una situazione dove si sta opponendo a un vento frontale oppure sta avanzando rapidamente. Come possiamo notare, la linea dell'orizzonte artificiale normalmente si trova al centro del quadrante, mentre in questa situazione la vediamo molto più in alto. Vediamo ancora l'ultimo esempio dove abbiamo vento in coda o stiamo arretrando rapidamente e lo strumento ci segnala che il piano terrestre è in questo momento più in basso della nostra prua. Bene, abbiamo visto anche la funzione molto utile dell'orizzonte artificiale. L'orizzonte artificiale lo troviamo normalmente sui controlli dei velivoli, quindi degli aerei. E ovviamente, essendo il nostro drone in qualcosa che a terra normalmente non sta, ecco che l'orizzonte artificiale può essere molto utile, soprattutto, come ho detto, in condizioni di forte vento per capire se sta veramente un po' esagerando e quindi è il caso magari di rientrare. E siamo giunti quindi alla fine anche di questa seconda parte dei video dedicati alla mappa radar, ce ne sarà un altro dedicato alla mappa standard e poi tanti altri video ancora per imparare a conoscere meglio i segreti del volo con il nostro drone. Io vi ringrazio per un'iscrizione, per un like ovviamente e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da Git.